Quando Elisabetta fu al sesto mese, Dio mandò l'angelo Gabriele a Nazareth, un villaggio della Galilea. L'angelo andò da una fanciulla che era fidanzata con un certo Giuseppe, discendente del re Davide. La fanciulla si chiamava Maria. L'angelo entrò in casa e le disse: «Ti saluto, Maria. Il Signore è con te. Egli ti ha colmata di grazia». A queste parole Maria rimase sconvolta e si domandava che significato poteva avere quel saluto. Ma l'angelo le disse: «Non temere, Maria. Tu hai trovato grazia presso Dio. Avrai un figlio, lo darai alla luce e gli metterai il nome Gesù. Egli sarà grande e Dio, l'Onnipotente, lo chiamerà suo figlio. Il Signore lo farà re, lo porrà sul trono di Davide, suo padre, ed egli regnerà per sempre sul popolo di Israele. Il suo regno non finirà mai». Allora Maria disse all'angelo: «Com'è possibile questo dal momento che io sono vergine?» L'angelo rispose: «Lo Spirito Santo verrà su di te e l'Onnipotente Dio come una nube ti avvolgerà. Per questo il bambino che avrai sarà santo, figlio di Dio. Vedi, anche Elisabetta, tua parente, alla sua età aspetta un figlio». Tutti pensavano che non potesse avere bambini, eppure è già al sesto mese. Nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore. Dio faccia con me come tu hai detto». Poi l'angelo la lasciò. In quei giorni Maria si mise in viaggio e raggiunse in fretta un villaggio che si trovava nella parte montagnosa della Giudea. Entrò in casa di Zaccaria e salutò Elisabetta. Appena Elisabetta udì il saluto di Maria, il bambino dentro di lei ebbe un fremito. Ed essa fu colmata di Spirito Santo e a gran voce esclamò: «Dio ti ha benedetta più di tutte le altre donne, e benedetto è il bambino che avrai. Che grande cosa per me! Perché mai la madre del mio Signore viene a farmi visita? Appena ho sentito il tuo saluto, il bambino si è mosso dentro di me per la gioia. Beata te, che hai avuto fiducia nel Signore e hai creduto che Egli può compiere ciò che ti ha annunziato». Allora Maria disse: «Grande è il Signore, lo voglio lodare. Dio è mio Salvatore, sono piena di gioia. Ha guardato a me, alla sua povera serva. Tutti, d'ora in poi, mi diranno beata. Dio è potente, ha fatto in me grandi cose. Santo è il suo nome. La sua misericordia resta per sempre con tutti quelli che lo servono. Ha dato prova della sua potenza, ha distrutto i superbi e i loro progetti. Ha rovesciato dal trono i potenti, ha rialzato da terra gli oppressi, ha colmato i poveri di beni, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Fedele nella sua misericordia, ha risollevato il suo popolo, Israele. Così aveva promesso ai nostri padri, a favore di Abramo e dei suoi discendenti per sempre». Maria rimase con Elisabetta circa 3 mesi, poi ritornò a casa sua.